Buongiorno, conoscete la storia della rana bollita? Oggi ve la racconto. Se voi prendete una rana e la mettete in un contenitore pieno di acqua fredda, questa rana piano piano si abituerà alla temperatura dell'acqua e inizierà a sentirsi a suo agio in quella temperatura. Immaginate di prendere questo recipiente e metterlo sul fuoco e accendere il fuoco. Piano piano la temperatura dell'acqua salirà e la rana, avendo una grandissima capacità di adattamento e quindi una grande capacità di termoregolazione della temperatura corporea, piano piano si adatterà alla nuova temperatura che sale, per cui rimarrà nell'acqua man mano che l'acqua si scalda e non andrà via. Questo fino al punto che anche quando l'acqua arriva a bollire, la rana non salterà via. Che vuol dire? Vuol dire che la rana, per la troppa capacità di adattamento, farà una brutta fine, quindi morirà nell'acqua bollente. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché da questa storia voglio darvi un messaggio. Anche noi esseri umani abbiamo una grande capacità di adattamento alle situazioni che ci capitano nella vita e questa è una buona qualità, sapersi adattare alle situazioni, ma attenzione a non fare la fine della rana bollita, cioè attenzione a non far sì che a forza di adattarvi sempre alle situazioni che vi circondano e quindi a forza di starci a mollo in quelle situazioni, direi, vi adattate talmente tanto da fare poi una brutta fine. Quindi oggi il mio messaggio è di porre attenzione alle situazioni che vivete e di non adattarvi sempre, a volte forse vale la pena saltare fuori dalla pentola. Per oggi è tutto, buona giornata, ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.